Armati di telecamera e microfono e di tanta voglia di apprendere, gli alunni dell'Istituto De Amicis Baccelli di Sarno, durante le riprese del cortometraggio realizzato a Castellabate in occasione del campo scuola Ciak si gita ideato da Francesco Cairone, Promogite e Film Studio di Gianni Petrizzo, sono diventati per un giorno giornalisti, operatori televisivi e social media, raccogliendo interviste agli attori, ai professori, al regista e ai tecnici presenti sul set. Come sta andando la registrazione del cortometraggio? Assolutamente bene, siete ragazzi eccezionali, siete entusiasti di realizzare questo cortometraggio che davvero tratta una tematica importante che è quella del bullismo e quindi siete super operativi, siete assolutamente attenti e collaborativi e questo mi auguro che vi porterà fortuna anche nella vostra vita futura. Questa idea devo dire che mi piace molto perché stiamo mandando anche dei messaggi molto molto importanti e mi piace molto questa idea, la rifarei in futuro. Siamo qui con Arianna Vitolo. Arianna è una ragazza che si occupa dei social network. Cosa consiste? Allora, il mio compito è fare foto che prossimamente verranno pubblicate sui vari social per far vedere a tutti in tempo reale ciò che sta succedendo dietro al set del cortometraggio. Continuano le interviste sul cast di Parlami di te e ora siamo in compagnia di Antonella. Ciao Antonella, tu cosa interpreti? Una delle bulle. Come ci si sente ad essere una bulla su un cortometraggio così importante? Non è che si sente forti, perché comunque alla fine fare il bullo non è una cosa da essere fieri. Ciao, come ti chiami? Noemi. Cosa interpreti nel cortometraggio? Lucia. Come ci si sente ad interpretare un personaggio così importante? Bene, cioè secondo me è una bellissima opportunità che mi hanno dato e spero di riuscirci. È una bella esperienza per te. Sì, sì, bellissima. Mattia, come ci si sente a fare un bullo? Da una parte sono felice e divertito e mi sto divertendo perché praticamente sto recitando con tutti i miei amici e da una parte ho un senso di responsabilità perché questo è l'insegnamento che ci danno le professoresse, cioè di combattere il bullismo. Allora, secondo te riusciranno a fare dei progetti le scuole contro il cyberbullismo e il bullismo? Sì, perché già questo progetto, questo videoclip, è un'iniziativa per combatterlo. Secondo te con questi messaggi, con questo cortometraggio riusciremo a mandare un messaggio per diminuire il bullismo e il cyberbullismo? Secondo me sì, perché già lo insegnavo le maestre, scuole, tutto. Eppure per questo progetto che stiamo facendo. Cosa pensa degli alunni di questo concorso? Sono fantastici, meravigliosi, stupefacenti! Cosa ne pensa di questa città? Che è molto tranquilla, che è giusto per riposare, però ha un panorama bellissimo, un mare stupendo ed è piacevole starci. Continuano le riprese sul set di Parlami di te e ora siamo in compagnia di Raffaella, truccatrice e responsabile della comunicazione sul set appunto di Parlami di te. Ciao Raffaella, tutto bene? Tutto bene, tutto procede per il mio. Quindi procede bene il cortometraggio? Siete soddisfatti di quello che state facendo? Sì, sono molto soddisfatta dell'attività dei ragazzi che stanno svolgendo. Sono tutti insomma molto operativi e io oggi mi sono prestata un po' oltre a come giornalista, insomma come direttrice della testata Cilento Channel, mi sono prestata al set anche per dare una mano per quanto riguarda il trucco cinematografico. Sono un appassionato, ovviamente non sono una professionista del trucco cinematografico, sono stata sempre un'appassionata e mi sono sempre interessata a questo genere e quindi do una mano quando c'è l'esigenza nel truccare i ragazzi e mi diverto insomma. Cosa ci può dire sui ragazzi? Sono tutti molto attivi? Partecipano tutti? Sono tutti davvero molto molto coinvolti da questo progetto e ne siamo davvero felici. C'è tanto entusiasmo, sono stati subito pronti e operativi quando gli ho spiegato come fare per poter realizzare i servizi televisivi che poi verranno trasmessi dalla nostra emittente proprio per far vedere quello che si fa a Ciak si gita. Oltre a realizzare un cortometraggio, tutti i ragazzi
ragazzi, in questo caso sono 70 ragazzi che vengono dall'istituto comprensivo di Amicis di Sarno, che sono operativi, ognuno ha un ruolo e quindi ognuno svolge un'attività in questo progetto e noi ne siamo davvero contenti e siamo molto soddisfatti di loro, bravi.